Dentro le gabbie ci sono già due partecipanti, Gates of War, Raddad, è entrato anche Full of Lying, è entrato il favorito Blank Manter. Ci siamo, partiti. Cavalli della seconda corsa. Campo stringato, quindi vedremo l'aspetto tattico di questa corsa. Subito Raddad ci va davanti, un po' come sua attitudine, seconda posizione in questo momento occupata da Full of Lying. In terza c'è il grande favorito Blank Manter che lascia in quarta posizione con la giubba rossa e bianca Gates of War. Prima parte di gara che è scivolata via senza particolari scossoni, i cavalli hanno abbandonato la racchetta e si sono ricongiunti con il tracciato principale, quattro cavalli in fila indiana con Raddad a cadenzare il ritmo a piacimento, Full of Lying che lo segue sulla sua tre quarti, Blank Manter che rimane in terza posizione e poi in quarta, ma comunque a contatto Gates of War. Ritmo sempre poco sostenuto, Raddad certamente sta facendo i suoi comodi con Full of Lying che glielo concede, anche Blank Manter si è sistemato dietro a questo treno di gara e Gates of War che osserva gli eventi in quarta posizione. Cavalli che vanno ad affrontare la prima parte della curva, non ci sono stati cambiamenti di rilievo se non che Gates of War si è andato a galoppare ai fianchi proprio del favorito Blank Manter anticipando un filino lo sforzo, tre cavalli in diagonale, Raddad, Full of Lying, Gates of War e il favorito Blank Manter in ultima posizione ma comunque molto molto vicino. Siamo addirittura d'arrivo, Full of Lying che tenta la carta del lungo anticipo, superato di slancio Raddad che rimane comunque in corda ben in quota con ancora Gates of War che si muove per corsie esterne e Blank Manter che temporeggia al fianco proprio di Full of Lying attendendo il momento giusto per sferrare l'attacco, cosa che avviene in questo momento. Full of Lying ancora in vantaggio, ci prova Blank Manter che sta ancora temporeggiando, all'esterno c'è Gates of War e di dentro Raddad, si accende la bagarre perché mancano meno di 200 metri con Blank Manter che adesso si sferra l'attacco, di dentro Full of Lang è ancora vitale, una bella lotta tra i due, testa a testa fin sul traguardo e forse Full of Lang ha tenuto botta, possibile si sia concretizzata un'altra sorpresa, dobbiamo rivedere lo stretto con Full of Lang che ha anticipato Blank Manter che quando ha chiamato in maniera decisa assì agganciato il rivale, ma forse non lo ha mai superato. Rivediamo qui. Qui c'è un'incollatura di vantaggio per Full of Lying, qui è una questione di tempi di galoppo. Vediamo sul traguardo. Chiaramente i due sono molto vicini dal nostro punto d'osservazione, sembrerebbe, ma usiamo tutti i dubitativi del caso, sembrerebbe Full of Lying su Blank Manter, ma chiaramente ci rimettiamo al verdetto del giudice d'arrivo, terzo posto e questo è abbastanza pacifico. Raddad da Capannelle per la seconda è tutto.